Hola! Abbiamo interrotto il video precedente assolutamente, quindi stiamo facendo tutto un problema di agenzia, assolutamente. Seconda parte dello spacchettamento del video mandato da Paolo il gelataio. Sì. Trovate il nostro punto. Il nostro punto posta giù nell'info box. Esatto. Ottica Morradei, via Balbi 111 R16 126, Genova. Adesso me lo sa a memoria. Ormai e proseguiamo a sto punto. Cosa dici? Mangiamo questo? Dai, sì, mangiamo questo. Il sì. Kit Kat che nell'altra puntata erano in sospeso ai fagioli rossi. Ma Kit Kat ai fagioli può essere. Sì, Beans e fagioli. Ruby è rosso, tipo. Fagioli rossi. Vabbè, assaggiamo. Vabbè, oh, chi siamo noi per giudicare le cose? Devono essere buone. Ah, sono impacchettati. Ah, che figata. Allora, vediamo. Ma che belli. Ma devono essere buonerrimi. Allora, odore nullo. Sono roba. Ma che carino. No, cioccolato. Ma che buoni. Madonna. Perché sa di cioccolato bianco? No. Fagioli non si sentono, grazie a Dio. Ma secondo me non è fagioli, vorrei dire un'altra cosa. Perché in tedesco vorrei dire un'altra cosa. Ma così che sono in inglese però. Made with Ruby Cocoa Beans. Però non può essere fagioli. Scriveteci nei commenti. È quel cioccolato rosa. No. Invece nei commenti che cos'è sta roba? È Madonna, buona. Ragazzi. Assolutamente. Se a good lo fa proprio e voto 5. Se a good lo c'ho proprio e voto 5 perché non posso dare di più, se no darei di più. Questa è la cosa che finora mi è piaciuta di più. Sì, assolutamente sì. Davvero. Grazie per averci dato il pacco così enorme, così ce li smistiamo. È vero. Allora, ok, continuiamo con delle patatine a sto punto. Allora, Pringles Tortillas e il nacho cheese al formaggio, quindi molto bene, sarà contento che dormirà con te stanotte. Le leggende dei Cheetos. Prova a dare. No, buono. Mio Dio. Buone. Ma sono piccole. Come sono piccole? Guarda. Aiuto. È vero. Sono piccole. Non erano più grandi le Pringles? Sì, mi sembra di sì. Vabbè, sì. 3, 2, 1. Buone. Se a good, voto 5. Se a good, voto 5 anche io. Madonna. Sono, allora, sanno anche un po' di cipolla. Cipolla, formaggio, paprika. Paprika. Belle e friabili come sempre le Pringles. Sbiante! Ho detto mica ci piace. Non lo so, no, ho sentito appena. Non ho molto compreso ciò che hai detto. Grazie Paolo, ci hai preso un sacco di cose. Madonna, davvero, sei gentilissimo. Sì, infatti. Allora, vediamo un po' qui cosa. No, questo chiaramente aspetta. No, non lo assaggeremo. Sono caramelle. Cina? No, caramelle. Fruch gummy al chili. Al peperoncino. Vabbè dai, una la proviamo a assaggiare. Minchia, ma noi che non mangiamo piccanti. Dai, lecchiamo almeno, povero Paolo. Dai, lecchiamola, sì. Però la confezione è molto, molto bella. Carina, devo dire. Sembra... Paolo! Tipo... Madonna. Grazie. C'ho paura. Vedi che carini i nostri iscritti, ci vogliono tanto bene, ci mandano la roba più. E questo è niente, dobbiamo aspettarci di molto peggio. Ma di l'odore è buono, c'è caramella normale. Ma cosa sono capocchie? Ma che... Oddio, è fatta a peperoncino. Eh certo, a peperoncino. Andiamo? Vai. 3. Un pezzettino proprio. Sì, 3, 2, 1, via. Minchia. Porca ma sciroppo di mela di prima. Ma come può una caramella essere presto? Servirebbe il latte, ma vabbè. Minchia. Madonna, ragazzi. Erano anche buone perché stanno di fragola, ma sono piene. Minchia, di ma c'ho la punta della lingua. Anch'io, perché l'idea è simpatica, la forma è simpatica, il gusto anche. A chi piace il piccante sono queste top. Qua le teniamo per un nostro amico per prenderlo per copertina. Sì, sì, meglio. Oddio. Vabbè, per no, fare degli scherzi io... però sono fantastiche. Sì, Nyx Bezonders. Nyx Bezonders, mi dispiace, ma semplicemente perché non ci piace il piccante. Esatto. In realtà ci piacesse penso siano anche buone. Madonna. Io non mi sento più la punta della lingua. No, questo dopo. Quasi bara. No, perché mi sa che sono quasi tutti dolci adesso. Quindi niente, via. Ah, andiamo con altre patatine. Ah, che gusto. Pringles Emmental. Oh, oddio. Che adoro.
Madonna, ma che dolcissimo, ci hai inviato davvero un botto. Ma guarda, di queste cose costano un botto di soldi. Più la spedizione dalla Germania, cioè chissà quanto ha pagato. Grazie. Che dolce, sei dolcissimo. Buono. Mmm. Questo è un po' sbrisulé, ma chi se ne frega. Ma capita? Molto bene. 3, 2, 1. Aspetta. Allora. Più buone le altre. Esatto, lo stavo per dire. Perché secondo me queste sono solo Emmental. Aspetta, ne devo assaggiare un'altra. Le altre invece avevano la paprika, avevano il retrogusto di cipolla. Mm. Sono buone, però sono più delicate. Sanno solo ed esclusivamente di formaggio, abituate a quelle. Sto coso che c'ha niente attorno la lingua. Esatto. Comunque, però, se ha gusto, voto 5 lo stesso, sì, perché sono buone. Sono buone. Poi le Pringles obiettivamente sono quasi tutte buone. Sì, sì, è vero. Sì. A parte quelle che avevano fatto al cetriolo, che era una roba inchiamabile. Ti ricordi quelle? Wow. Sapevano di aceto schietto. No, quelle proprio no. E proviamo con un'altra bibita? Sì! Che sei sempre frizzante, figurati. Allora, mezzo mix. Perché è l'altro mezzo? Non lo so. C'ho un po' di paura. Cosa sarà secondo te? Tipo cola? No, il colore non mi sembra cola. Mezzo mix. Boh, non c'è scritto niente. Sembra molto anni 90, la cosa così. Vabbè. No, non c'è scritto proprio niente. Non la sbattocchiare, Dani. Cola, cosa? Vedi? Ah, ok. Cola occhio, orange. Occhio che è frizzante, se la sbattocchi ancora un po', ce la troviamo lì. La leppubenda. Senti l'odore. Non è malvagio. Non saprei definire. Una Coca-Cola blandina sembra dall'odore. Sì. Prego maestro, proceda. Cola. Né più né meno. Una cola, diciamo, non originale. Le cola, quella di marche minori. Sì. Che sono buone ma hanno più zucchero per compensare il gusto. Esatto. Però buona, bevibilissima. Bevibilissima, però sì, insomma, niente sia di... Sia Gut, voto... 3. 3, perché comunque sì, una normalissima... Sì, dal gusto è una normalissima. Però il fatto che si chiami mezzo mix mi piace. Mix de che? Mezzo mix. Mi piace il nome, mi trovo l'etichetta. Chissà cosa vorrà dire mezzo in tedesco. Ah, magari vuol dire letale. Mix letale, grazie wow, mille. Wow, fantastico. Caramelle in spray? L'ho massaggiato una volta. L'avevo massaggiato. Però erano orrende, chissà se questa è buona. Proviamo. Super super. Sono asprissime. Oddio! Sono di quelle asprissime, va bene. Era già aperta, perché? Non dovrebbe esserci la plastica. Non dovrebbe esserci la plastica. Magari no, non è detto. Allora. Dai! Ma aspetta, è fuoriuscita tutta? Ma sì. Ah. Tutte le mani marce. Cazzo. Cosa facciamo? Non lo so, io, cioè... È tutta spurgata fuori. Sì, effettivamente sì. E cioè, vi prego, guardate il bambino nel disegno. Che sarà morto di vecchiaia, probabilmente, adesso. È così, è. Cosa vogliamo fare? Provare? Proviamo. Non lo so. Solitamente sono chiuse queste cose. Non è che ci hai trollato in qualche modo. Ragazzi, non ci trollate. Cioè, non è che ci ha messo tipo... Il suo piscio? Madonna, no. Tipo aceto. Ah, aspetta, facciamo così, va. Sentiamo l'odore. Noi non ci fidiamo più oramai, ragazzi. Ma è piscio? No. No, si sente che è caramella di quelle super aspre. Vabbè, proviamo. Non è che c'è una puntina di piscio? Ma no, dai. Scusate ragazzi, siamo un po' diffidenti. Dai, proviamo. Proviamo, vuoi dire che devo iniziare io? No, se vuoi comincio. Ok. Se vuoi comincio io. Vado. Vai. Fallo, cacco! È aspra? Minchia! Oddio, mi si asciuga la bocca. Allora, Nyx Bezonders fa cagare la merda. Esattamente come quelle che mi ha massaggiato. No. Io vorrei conoscere l'inventore delle caramelle spray per spruzzargli in faccia un mio peto. Cioè, terribile.
Nix Besonders. Questa era palesemente una trollata. Voto zero, ma zero proprio. Voto cioè, meno lippi. Sì, come meno lippi, esatto. Non si può assolutamente dare un voto e nel frattempo sono tutto appiccicoso. E non perché ho toccato il letto. Oddio, c'era un'altra. Oh no, basta. Candy Shaum Spray. Cos'è il gusto insalata? Zitte Geschmack. Ma che schifo. Ma è vero, fa la schiuma, vedi? Fa la schiuma. Ma non è un sapone. La borra. Oddio, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Mio Dio, aspetta. Oddio. Queste cose qui sono tutte attaccate, schifo. Vabbè, vado. Vai, vai, vai. Potete passeggiare prima quello. Che schifo, hai lasciato la sbobbetta. Nix Besonders, voto zero. Che cacche. Anche qui, madonna mia, ma come si fa ad apprezzare queste cose? Ma sto cosa l'hai sputato tu? Perché no, mi è passato dall'altra parte. Sarà uscito da qua. Sì, era il mio di prima che ho sputato. Oddio, orrendo. Se ci fosse un aggettivo per descrivere una cosa così orrenda, direi Daniele Lo Cicero. Certo, sì. Mamma mia, ragazzi, una cosa schifosa. Bene, cari, siamo arrivati alla fine di questa puntata, direi. E la prossima sarà tutta incentrata. Aspettate, sarà tutta incentrata su dolci. Bene, e ce ne sono un botto, ragazzi. Ah, sì, sì. Ma roba c'è. Ce ne sono davvero tanti. Forse, bene. No, aspetta, forse che. Sì, tutti i dolci. Oddio, che meraviglia. Bene. Ci vediamo alla prossima puntata. Che è la terza. La terza, l'ultima. Che sarà l'ultima, sì. Ringraziamo ancora. Ringraziamo ancora Paolo per questo bellissimo corizzino. Tutte queste le cornie. È un po' come Claudio. Esatto. Voi sì, non la capirete, ma lo stesso. Sì. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Giuliani.